Pendenza a gol, l'Avezzano si aggrappa al suo bomber e sbanca 0-1 l'antistadio Valle Anzuca contro un Coriaceo Villa 2015. Riavvolgendo i nastri, Villa con il solito tridente Piccozzi, Dincecco, Rossi dietro attacchi. Avezzano alla ricerca del risultato pieno dopo un momento poco felice senza Dos Santos e Zanon squalificati, si schiera con Cancelli e Braghini ai lati dell'unica punta Pendenza. Ritmi altissimi sin dalle primissime battute, entrambe le formazioni a pressare a tutto campo. Le prime occasioni sono per i biancoverdi al settimo. Bisegna e Pendenza duettano benissimo con il primo, che tu per tu con Gian Giacomo viene ipnotizzato da quest'ultimo. Al quattordicesimo ancora il numero 10 ci prova da punizione, ma il suo tiro non ha i giri giusti. Alla mezz'ora Braghini si libera in aria dalle sviluppi di un calcio d'angolo, va alla conclusione con il mancino con Gian Giacomo che si rifugia in corner. Dagli sviluppi mischia in aria diverse deviazioni con il numero 1 locale, che può farla sua dopo qualche momento di apprensione. In sequenza doppia occasione villese, prima sui piedi di Dincecco, poi su quelli di Di Giovanni, entrambi con il sinistro, entrambi non trovano il montante. Al quarantesimo cross dalla destra, Albanese trova il colpo di testa vincente, ma viene ravvisata la posizione di fuorigioco e titoli di coda che scendono sulla prima frazione. Con le immagini di Simone Luciani, la ripresa vede al settimo Cancelli obbligato ad uscire per un infortunio che pare subito serio al suo posto Blanco. L'Avezzano sembra non avere la verve della prima frazione, ma probabilmente nel momento meno propizio. Al quindicesimo traversone di Bisegna dalla sinistra, piattone a centro aria di Pendenza, rapinatore d'aria puro per lo 0-1, tutto facile per lui. Ancora il numero 9 poco più tardi si coordina al volo, ma non trova il montante. Poi il tiro cross di Berardinelli centra clamorosamente la traversa. La partita è bellissima, Pendenza si apre in contropiede, entra in aria ma perde il tempo per il tiro. Dopo una serie di rimpalli ritrova il pallone, serve al centro Blanco che però non riesce a concludere la rete. A ridosso del quarantesimo prima l'occasione ancora per l'ariete di Vittorito, che di pallonetto non riesce a battere Gian Giacomo. Poi grande protagonista l'estremo ospite Venditti, che prima deve disinnescare il tiro insidioso deviato di Di Pentima, poi si deve opporre al doppio tentativo di Di Giovanni. Il finale pura esperienza con l'Avezzano, che cerca di guadagnare tempo e quei tre punti che consentirebbero di allungare sul Giulianova. Termina dunque così, prestazione da incorniciare per un Coriaceo Villa. Avezzano incisivo sì, ma c'è ancora qualcosina da aggiustare. Villa Avezzano 0-1. Siamo i tre punti, abbiamo creato tante occasioni da gol, è ovvio che poi quando non le fai permetti sempre alla squadra avversaria di poterti riprendere. Ma era una partita complicata, sì, complicata, lo sapevamo, perché loro è una squadra sì giovane però organizzata, giocano bene. Lo sapevamo, abbiamo sofferto da squadra, era importante vincere, l'abbiamo fatto perché dovevamo ripartire. La squadra è viva e questo a me premeva vedere questo. Anche oggi abbiamo sofferto, abbiamo creato tanto, forse dobbiamo essere un attimino un po' più cinici sotto porta, un po' più pratici, perché sbagliare tutte queste palle gol poi alla fine, come si dice, non sempre poi ti va bene, no? Per cui dobbiamo migliorare in quel senso là, però ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo al derby. Beh, non lo so se è definitivo, mancano ancora 8 partite, 24 punti, sono tanti, ci stanno tante partite difficili, qui ogni partita è una battaglia, cioè, nessuno ti regala niente, come è giusto che sia, per cui bisogna soffrire fino alla fine e noi soffriremo per cercare di portare a casa l'obiettivo, che è un obiettivo importantissimo perché abbiamo fatto un percorso eccellente e quindi ce lo stiamo meritando, diciamo, no? Però non abbiamo ancora fatto niente, perché sì che ha pareggiato Giulianova e abbiamo allungato. Però ripeto, come ho detto prima, mancano ancora tante partite, tanti punti a disposizione, per cui dobbiamo soffrire e se c'è stato da soffrire, soffriremo. Abbiamo fatto una prestazione importante oggi, i ragazzi hanno dato tutto, ne ero convinto, il valore dei ragazzi umano si vede. Stanno crescendo tantissimo, sono veramente orgoglioso di loro, perché contro una squadra forte, prima in classifica, non sono io qui a dirlo, però vanno fatti i complimenti ai ragazzi che hanno tenuto testa a una squadra importante. Sono orgoglioso e devo soltanto dire grazie a questi meravigliosi ragazzi. Sì, è proprio questo, l'Avezzano ha una rosa, diciamo, composta da 22-24 giocatori di categoria superiore.
noi abbiamo fatto una partita, diciamo, il nostro gioco, abbiamo costruito, abbiamo avuto diverse occasioni da gol, peccato per il risultato perché oggi sarebbe stata veramente una ciliegina sulla torta fare un bel risultato. Dagli spalti è una partita bellissima, anche perché giocavamo contro la prima in classifica che ci porta un 40 punti superiore rispetto a noi. Però abbiamo visto una bella partita, l'allenatore nostro è stato molto in gamba perché ha fatto dei raddoppi, e la palla è partita sempre dalla difesa a terra, quindi non abbiamo fatto molti lanci lunghi, che Lavezzani in alcune occasioni li ha trovati. E io ringrazio anche i tifosi perché si è vista una bella partita, con l'1-0 che hanno fatto il loro gol con un errore nostro, un peccato di gioventù.